Gli alunni della San Pietro Celestino di Terni hanno chiuso in bellezza l'anno scolastico. Prima di darsi l'arrivederci a settembre, si sono regalati una giornata all'aria aperta all'insegna dell'entusiasmo e del divertimento. Nel piazzale della chiesa di San Giuseppe Lavoratore, gli alunni hanno messo in mostra quanto appreso durante le lezioni pomeridiane dedicate a varie discipline sportive. Si sono cimentati lungo percorsi a ostacoli, hanno giocato a badminton, si sono esibiti nelle arti marziali, dove tra l'altro questo baby campione si è già imposto in alcune manifestazioni regionali. A rendere ancora più gioiosa l'atmosfera le coreografie proposte dalla scuola di ballo dell'Istituto Scolastico Esernino. Ma questa è stata una giornata particolare soprattutto per il dirigente scolastico Berenice del Castello. Tradendo un pizzico di emozione, perché dall'anno prossimo andrà in pensione, ha salutato i suoi ragazzi e genitori, ricordando loro che solo grazie alla collaborazione tra scuola e famiglia si possono ottenere risultati importanti. L'anno si è concluso molto bene, con grossi risultati sotto tutti i punti di vista. Ringrazio quindi le maestre, sono state bravissime tutte, hanno condotto bene, con equilibrio e con grande competenza, oltre che con passione, gli alunni a conseguire i loro risultati. Ovviamente risultati migliori laddove le famiglie hanno collaborato, quindi vi sollecito ancora a collaborare, perché i vostri alunni hanno bisogno, i nostri figli, i nostri alunni hanno bisogno di punti di riferimento condivisi. Devono sapere che genitori e scuola lavorano bene insieme. Ringrazio anche i collaboratori scolastici e gli esperti delle attività motorie.